Ci troviamo nella Fontana Muru. Fontana e Muru. Per che cosa è nota questa fontana? Beh, intanto è la fontana del rio di Emilia, questo l'ha detto. Tonara è caratterizzata dalla presenza nell'habitat di una decina di sorgenti. In tutto il territorio saranno 300, insomma. Questa fontana è una delle poche fontane che sgorgano nel calcare. Siamo sotto il tacco, sotto il tonnero di Sultoni, che vuol dire il dirupo, e questa fontana ha la particolarità, secondo gli abitanti dei paesi vicini, di far diventare matto il labello. E in realtà il mito nasce dal carattere estroverso dei toraresi, festaioli, un po' effettivamente pazzerelli, ma alla buona, estroversi. E quindi, secondo gli abitanti di Aghizzo, di Pesolo, di Belvì, dicevano il toraresi questi matti scambiato da Baedoni. A Baedoni è appunto l'acqua di Muru, che sgorga sotto Sudoni. Però la fontana è stata rivisitata anni addietro da uno scrittore belghese, Tonino Loi, mentre quel vaso che vediamo lì, questo, è opera di un artista sudamericano che si chiama Porfirio Diaz. E beh, sono rappresentati in queste pietre gli elementi caratterizzanti Tonara, quindi i campanacci. Campanacci, Tonara è l'unico centro di produzione dei campanacci. Qui a Tonara vengono prodotti campanacci per tutte le pecore della Sardegna, ma anche per pecore in Toscana, in Sicilia, in Svizzera, vengono esportati ormai dappertutto. Tonara è l'unico centro attivo. Sono al momento tre botteghe da cui hanno origine tutti i campanacci per i 4 milioni di pecore della Sardegna, e qui sono appunto rappresentati. E poi abbiamo altre rappresentazioni qui. Beh, qui vedo Mascia. Questa è la poesia di Peppino Merelli. Quello la ravanta, gentile profumato su dei reni, insuri caspianta, scamorano dei succhieri sui reni. Peppino Mereu è il più importante tra i poeti della Sardegna, importante in tutti i sensi, non solo perché lo dicono i tonaresi. I versi di Nannedu Meu, musicati in maniera straordinaria, sono diventati praticamente l'inno sardo. Questa è una pietra che arriva dalla chiesa di Santa Anastasia, che è poco distante dalla fonte. Rimangono i rudri. Si è riuscito a leggere che cosa, oltre le date, si legge 1740 o 67? Ma leggo Massila, probabilmente era qualcuno che si occupò della costruzione della chiesa, forse qui a Pontacordoco, 747. Ovviamente c'erano anche i lavatoi, quindi le donne andavano per lavare i panni, chi non andava al fiume. Qui. Mentre qui abbiamo uno spettacolo veramente, tutta la ballata, abbiamo detto, di Sisca. Ecco, e qui prende il nome dal fiume Isca. Ecco, e qui abbiamo i fazzoletti di terra strappati. Questi sono appunto gli orticelli. Una cosa curiosa è che una sorta di diritto comunitario regolava l'utilizzo delle acque per innaffiare gli orti, e ancora oggi funziona così. L'acqua viene ripartita in turni fra tutti gli orti,
tra tutti i proprietari, insomma. Sono qui anche... abbiamo una sorta di cisterna, no? Sì, questa è una cisterna che appartiene verosimilmente al proprietario del fondo. Intanto quest'albero sta cominciando a buttare giù le foglie. Sì. Cioè...